Che potete tranquillamente fare nel salotto di casa, parlo della ricerca in scatola e ricerca ambientale. Poi se volete potete andare a vedere il regolamento come attività sportiva nel sito dello Sengame. Che cosa ci occorre? Allora, innanzitutto ci occorrono degli oli essenziali, questo che ho ad esempio è il garofano, e poi ci servono un tampone cosiddetto da fare annusare il cane, questo normale barattolo delle pastiglie con del cotone con qualche goccia di essenza, e poi abbiamo il cosiddetto target che adesso io qua cercherò di... Allora, noi usiamo quelli che sono i contenitori delle sorprese degli ovetti Kinder, che poi si devono forare, cotone e essenza, come potete vedere. Inizialmente usiamo anche molto le palline da tennis o comunque oggetti, giochi per i cani, in stoffa o materiale che possano trattenere l'odore. Bisogna fare attenzione a utilizzare il target, perché questi possono anche essere inghiottiti dai cani, per cui in alcuni casi usiamo anche dei contenitori di metallo tipo questi. Poi ovviamente abbiamo bisogno di scatole. Questa ad esempio è, vi faccio vedere, l'ho comprata su internet, ecco, questa è una dimensione standard da gara, poi ovviamente potete sbizzarrirvi a casa a seconda anche della dimensione del cane. Vi consiglio di utilizzare delle scatole non molto alte, anche perché alcuni cani possono anche trovare disagio dalle alette delle scatole, che comunque inizialmente potete anche chiudere. Bene, continuiamo adesso. Ecco, questa è la scatola che, di legno che vi ho fatto vedere in foto, che ha le stesse dimensioni, pressoché uguale a quella di cartone, soltanto che ha il vantaggio che non può essere distrutta dai cani e tendenzialmente li spaventa molto meno, perché il cartone, sentite, può fare dei rumori che il legno può fare molto bene se è usato con cura. Però ovviamente in questo momento non penso che possiamo riuscire a farci le scatole di legno. Potete usare anche altri contenitori di plastica forata come questo, insomma tutto quello che potete trovare. Non consiglio con i cinesini, perché normalmente nello Sengame, per chi ovviamente lo pratica a livello sportivo, abbiamo dei percorsi anche di condotta che sono appunto segnalati spesso da coni cinesini. Iniziamo adesso con un breve esempio di impostazione dell'esercizio delle scatole, ovviamente molto molto breve, soltanto per darvi un esempio. Noi utilizziamo un guinzaglio lungo di almeno 2 metri, vieni lì, e il cane normalmente ha la pettolina. Ecco. Ci sono due modi per impostare la ricerca. Il primo consiste nell'utilizzare il gioco ed è quello che prediligo. Normalmente io uso delle palline da tennis imbevute nella sostanza e inizialmente faccio giocare il cane lanciando bassa la pallina. Qui per ovvi motivi non posso farlo, perché ho paura che il cane scivoli, e anche perché vi volevo mostrare il secondo modo, che è quello dell'associazione tra pallina e cibo, che è, diciamo, più difficile. Infatti col metodo della pallina, dopo che abbiamo giocato con la pallina e il cane ha sentito l'odore, l'ideale sarebbe poter essere in due,
si nasconde la pallina nella scatola vuota, dopodiché si fa annusare la sostanza dal tampone e si dà, adesso vi faccio vedere, vieni lì. Certamente non dovreste essere voi a fare tutto, comunque in questo caso dobbiamo un po' arrangiarci. Diamo un comando che normalmente cerca, cerca, e facciamo sì che sia il cane ad andare verso la scatola. Brava Lili, brava Lili, bravissima, bravissima. Ovviamente poi gliela lanciamo e utilizziamo il tag stesso come gioco. E quindi poi procediamo in un modo che è abbastanza simile a quello che faremo adesso con l'associazione tra gioco e cibo. Come funziona l'associazione tra gioco e cibo? Io, allora, faccio annusare al cane la pallina e immediatamente lo premio e lascio che sia il cane, senza dare nessun comando, ad annusare la pallina e lo premio. Certe volte l'odore, se è un po' forte, può dar fastidio al cane, per cui non dobbiamo preoccuparci se il cane distoglie un attimino lo sguardo e il muso della pallina, ma in realtà l'odore lo sente benissimo. E facciamo questo lavoro un po' di volte e rafforziamo anche con un premio relazionale. Bravissima, brava! Dopodiché resta, mettiamo la pallina insieme al bocconcino nella scatola, vicino, bravissima, facciamo annusare e diamo la cerca, brava, vedete che Lili, che è molto motivata sul cibo, avete visto la differenza da prima? Quando doveva cercare la pallina, su cui è molto meno motivata, ad adesso che ha anche il cibo insieme alla pallina. Vieni Lili, 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 vieni, è finito, non ce n'è più. Bravissima, brava. Allora, lo facciamo un bel po' di volte. Io adesso con lei non metto più il cibo, ma aggiungo un'altra scatola, come vedete sempre scoperta in questo modo, per iniziare il cane, a insegnare al cane un po' di tecnica di ricerca di sistematicità. Vieni lì, da soli è un po' un problema. Senta, facciamo usare, do cerca, cerca, anche se non entri. Bravissima, brava Lili, brava Lili. Allora, come vedete, il cane si è seduto, perché Lili è un cane che sa, che conosce la segnalazione. Inizialmente però io la segnalazione non l'insegno, anche perché voglio che il cane sia molto motivato e il più possibile indipendente e istintivo in questo tipo di attività. È anche poi interessante imparare ad osservare i cani, perché ognuno di loro segnala a modo suo, se non ha imparato una precisa segnalazione, e una delle difficoltà maggiori che hanno i proprietari è proprio quello di riconoscere la segnalazione del loro cane, e quindi un'occasione per conoscere meglio i propri cani. Altra cosa, quando lavoriamo con poche scatole dobbiamo fare attenzione anche a cambiare l'ordine, perché i cani hanno anche un'ottima memoria visiva. Quindi sento, cerca, cerca. Tendenzialmente li portiamo prima alla scatola vuota e poi alla scatola piena. Brava Lili, brava! E cerchiamo sempre di premiare nella scatola e mai nella mano.
Dopodiché andremo ad aumentare gradualmente il numero delle scatole, in questa fase non più di 3 o 4. Dopodiché, come dico io, una volta che si è tolto il bocconcino, arriva la prima prova del 9, che significa, aspettate, che metto lì, resta. Copro le scatole. Do il cerca, come vedete è il cane, vediamo se il cane ha avuto ragione. Bravissima, brava tata, e prendo subito. Di questo passo andiamo poi a sostituire la pallina con il target, adesso lo faremo. Metto un attimo di fuori il target, cercate di usare target di sostanze diverse, di mettere il target inizialmente. Abbiamo detto che possiamo arrivare al massimo di 20 scatole, adesso per praticità ne metterò un po' meno, tanto per farvi vedere come funziona. Bravi!